Buongiorno a tutti, vediamo. Grazie per essere qui con noi in questo webinar sul Recovery Fund e Green Deal, sulla transizione energetica per l'UE, per l'Unione Europea, insomma. Io sono Elena Comelli, una giornalista italiana, mi occupo da moltissimi anni di questioni energetiche e ambientali e introdurrò gli altri partecipanti che sono Monica Frassoni, politica verde di lungo corso e presidente dell'Alleanza Europea per il Risparmio Energetico. Hans van Steen, advisor per la ricerca e l'innovazione della Direzione Generale Energia della Commissione Europea, Martina Nardi, deputata e presidente della Commissione Attività Produttive del Parlamento Italiano, e Massimiliano Salini, deputato e componente della Commissione, deputato europeo, ovviamente, e componente della Commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento Europeo. In poche parole, diciamo così, la transizione energetica è uno dei pilastri, insomma, su cui si fonda la strategia di riconversione verde dell'economia europea. La Commissione la considera al centro sia del Next Generation EU, che sta partendo adesso, sia del Green Deal, che è già partito. È un percorso irreversibile, e il cui esito però non può essere dato per scontato. Saranno evidentemente i tempi e i modi di avanzamento a determinare la possibilità di arrivo al traguardo. Il traguardo sarà di rendere l'Europa il primo continente a zero emissioni di gas serra. Quindi cerchiamo di capire quali possono essere le strategie migliori per arrivarci. Abbiamo visto che nel 2020 c'è stata un'enorme crescita a livello globale di installazioni di impianti da fonti rinnovabili, e questa evidentemente è una buona notizia ed è il primo punto. Poi però c'è anche l'efficienza energetica, c'è l'economia circolare, tante altre cose. Ne parliamo prima di tutto con Hans van Steen, che appunto è un advisor della Direzione Generale Energia. E, Hans, quale sarà secondo te la strategia migliore per arrivare al traguardo di avere un continente a zero emissioni? Thank you very much, Elena, and good afternoon to everyone and distinguished members of the panel. Very nice to see you all. I'm here, as you say, representing the European Commission. And I think, as you said, Elena, for the Commission, the starting point for the recovery is the European Green Deal. Even though the European Green Deal actually came out just before Europe was hit by the pandemic, it is, in our view, really the fundamental growth strategy that will have to be applied in order to take us forward and out of the economic crisis that has followed this pandemic. It would have been easy once we were faced with this unprecedented health crisis to say that this is now our overall priority. We can no longer deal with issues together like climate change and others, but that would, in our view, have been a very, very fundamental and serious mistake. We believe that climate neutrality and recovery goes hand in hand, and the strategy that we have to follow in order to get us there is exactly the Green Deal. So that is what we are working on. This is what the member states have actually also now agreed to. The member states, as you know, have endorsed the overall ambition of climate neutrality by the middle of this century. So it's very clear that we now have this massive task ahead of us. And for me,
sort of working in the energy sector, in DG Energy, in the Commission, it's very clear that energy has to provide a lot of the efforts that is needed in order to reduce our emissions to that level. Energy use and energy production is something like 75% of all greenhouse gas emissions. So that's very clear that energy has to be the key element of the recovery strategy. And in our view, and this is also why we have made two of the flagships under the recovery directly energy related, renewable energy and energy efficiency are the two really basic pillars for this. And that's why now that we are looking at the recovery plans that member states are submitting, these are some of the things that we're looking at. Have member states given sufficient priority to energy efficiency? Are there a level of ambition in terms of renewable energy that is right in order to basically phase out all fossil fuels in the next 30 years? And the recovery plans and all the financing that is available now at a European level is really a fantastic opportunity to kickstart this development with the investments that are necessary there. So that's how we see it. Renewable energy, energy efficiency in all its form, in buildings, in transport, in all sectors of our economy, has to be the basic pillars for this. This is what we are working on with the so-called Fit for 55 package that the Commission has announced for this summer, where we will update our current legislation on both renewable energy and energy efficiency so that the targets are right to bring us to not the 40% greenhouse gas emission reductions, which we have so far been aiming at for 2030, but 55%, which is what the member states have agreed to for 2030. And that means, of course, more energy efficiency. It needs more renewable energy by 2030 already, and we need to have European legislation in place in order to get us there. That's what we're aiming at. I'm happy to say a few words about the Italian plans as well, but maybe we can come back to that in the course of the discussion if you think that's a good idea, Elena. So I'll leave it there for my first intervention. Thanks. Okay, grazie Hans. Thanks Hans. Vorremmo anche lanciare un sondaggio fra i nostri ascoltatori e fra i partecipanti. Ci piacerebbe sapere secondo loro se la transizione energetica lascerà per strada milioni di lavoratori. Questo è un dubbio che qualcuno ha e vabbè, la mia opinione non la dico, però credo che si capirà nel corso del webinar. Vorremmo, dopo Hans, vorremmo sentire l'opinione di Massimiliano Salini, deputato europeo, che come Hans in questo momento sta a Bruxelles e a cui farei una domanda anche in questo caso molto generica, cioè in realtà noi abbiamo come obiettivi, abbiamo degli obiettivi che verranno appunto aggiornati quest'estate, come diceva giustamente Hans. Però ci sono dei paesi che vanno a velocità molto diverse gli uni dagli altri, come sappiamo. Qui, non vorrei mettere il dito sulla piaga che è la lentezza con cui procede l'Italia, però come si fa a conciliare queste diverse velocità all'interno dell'Unione Europea? Ci sono dei modi per dare una spinta a chi va più piano e in qualche modo allineare tutto il continente? Io non ho la sensazione, io partirei sempre dal presupposto che l'Unione Europea è una comunità
che si sta comportando bene rispetto al tema della transizione e quindi il passaggio ad un'economia a basse emissioni. Se l'orizzonte è il mondo e non l'ombelico, nel mondo l'Europa porta un messaggio positivo, porta un messaggio in cui, pur con velocità differenziate, è inevitabile. Non ci sono comunità nelle quali tutti viaggino alla stessa velocità, è una, certo, è una finzione, e rischia di diventare anche come finzione rischia di essere anche rischiosa, pericolosa, foriera di qualche forzatura, e le forzature spesso producono molti danni. Allora, nel caso dell'Europa però abbiamo un risultato complessivo molto buono, e tanto è vero che il grosso della discussione politica che noi abbiamo normalmente a livello di geopolitica è quello di costruire le condizioni perché anche gli altri facciano il loro dovere, cosa che spesso non accade, diciamo a Oriente e a Occidente dell'Europa. All'interno dell'Europa abbiamo diversi ritmi. Perché abbiamo diversi ritmi? Perché abbiamo diverse tipologie di modello di sviluppo economico. Abbiamo economie più acerbe e economie più mature. E come sempre accade, nel caso delle economie più una maggiore capacità e flessibilità, maggiore capacità di adattamento. L'Italia, è vero, non è, si diceva, no, può essere criticata, non brillante, quello che vogliamo, però vi sono ambiti nei quali, sulle rinnovabili, ma in generale sulla circular economy, i numeri dell'Italia sono numeri che non devono invitare a denigrare questo paese. Il nostro paese è un paese che può far meglio, ma certamente sta nella fascia alta dal punto di vista dello sforzo complessivo. E ben venga questo nuovo PNRR che all'interno della sfida del Next Generation EU propone con coerenza investimenti che vanno nella corretta direzione, sia sulla Green Deal che sull'agenda digitale, che sono i due grandi pilastri su cui è stata costruita questa partita. Come fare ad armonizzare più che a allineare i 27 paesi membri? Sì, diciamo armonizzare, certo. Esatto. Come fare ad armonizzare? Punto primo, non bisogna mettere target vincolanti per i singoli paesi, perché i target vincolanti producono l'effetto contrario, producono come risultato le fughe. E la storia lo insegna. Chiaro che se io dovessi ragionare in termini molto teorici e facessi il professorino col ditino alzato che va a dire ai bambini che cosa devono fare, gli dovrei dire domani dovete portare tutti lo stesso compito. Ma io faccio politica, non faccio il professorino col ditino alzato. E ho come primo compito quello di guardare con intelligenza e realismo alla condizione effettiva di quei paesi. E ci sono paesi che io posso tenere il ditino alzato finché voglio, ma non faranno altro che rispondermi sempre la stessa cosa. Ho bisogno di un tempo ragionevole per adeguare non tanto la mia idea di ambiente, ma il mio modello di sviluppo economico. Ci sono paesi che non sono in condizione oggi di subire un vincolo rigido su determinati target, in particolare sulle emissioni di CO2 in atmosfera. E lo dico da italiano. Quindi un paese che può benissimo rispettarli tutti i vincoli. Non abbiamo difficoltà a rimanere al di sopra della media dei paesi europei dal punto di vista della performance ambientale, ma il compito di una comunità è di portare appresso tutti. Allora noi abbiamo, e questa è la risposta che credo si possa dare alla sua domanda, noi abbiamo il compito di calibrare le ragioni dello sviluppo con le ragioni della tutela ambientale. E questo noi l'abbiamo sempre fatto e abbiamo creato un modello di sviluppo calibrato, è per questo che siamo i migliori al mondo. L'Europa funziona? E funziona, questo non trovo altra ragione che dimostri il fatto, per dimostrare come l'Europa sia il continente migliore dal punto di vista della sostenibilità. Ha battuto gli Stati Uniti, ha battuto l'America, ha battuto la... Chiedo scusa. Aiuto, ti abbiamo chiedo perso. Scusa, ma ho avuto un blocco e mando via subito. Mi dispiace, no? Avevo dimenticato di spegnere il telefono e collegato all'iPad. Chiedo davvero scusa. L'Europa ha raggiunto i migliori livelli al mondo rispetto a Asia, America e quant'altro, proprio per questo. Non dimentichiamolo, non è per caso che siamo i più performanti
Lo siamo perché abbiamo posto il problema della transizione, abbiamo sempre ragionato in termini di sostenibilità, però abbiamo sempre anche considerato con realismo la necessità di accompagnare i processi. E questo ha fatto in modo che ci fossero non solo gli obiettivi nella testa dei decisori politici, ma anche le risorse per finanziare il raggiungimento di quegli obiettivi. Perché non basta la definizione. Guardate, qual è la cosa più strana che si verifica ultimamente, cosa che dobbiamo smettere di fare, abbiamo incominciato a farlo un po' anche all'interno delle istituzioni europee ed è un brutto segno, bisogna arginarlo subito metodologicamente. Fissiamo i target e poi facciamo l'impact assessment. Prima facciamo i target e poi facciamo gli impact assessment. Nella vita normale, prima si fa l'impact assessment e sulla base dell'esito poi si definisce il target. Allora, questa è una... noi siamo venuti su così, come soprattutto noi italiani, ed è un metodo che può non soddisfare pienamente, ma è quello che ha dato i risultati migliori al mondo. Va bene, sentiamo che cosa ha da dirci invece Martina Nardi, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, che su cui ovviamente passeremo a parlare un po' più di Italia. Con cui passeremo a parlare un po' più d'Italia, nel senso che l'Italia, come giustamente ha detto Salini, è ben messa o era messa abbastanza bene, diciamo, fino a qualche anno fa, però in termini di prospettive, cioè di dinamiche, in questi ultimi anni si è un po' fermata, soprattutto nella crescita delle fonti rinnovabili, degli impianti a fonti rinnovabili. La domanda è: riusciremo con questo PNRR, ma anche con la strategia di questo nuovo governo, a rimettere in moto questo settore, che era un settore di punta dello sviluppo economico italiano, perché ha dato lavoro a moltissime persone e ha creato ricchezza per molti anni prima di incagliarsi nelle pastoie burocratiche che ci sono in Italia. Che cosa ne dice? Buonasera a tutti. Salve. Buonasera a tutti, buonasera Elena, grazie dell'invito. Ma io penso che, appunto, tra l'altro, come ho anche già ascoltato, l'Italia ha fatto dei passi importanti, l'ha fatto insieme all'Europa, l'ha fatta convintamente, e anche il PNRR è una grande occasione perché, appunto, poi si possa mettere a terra dalle volontà che in qualche modo sono già state concretizzate anche con i provvedimenti che ci sono stati nel corso di quest'ultimo anno. Io penso che abbiamo accelerato tantissimo nel corso di questo anno, anche in termini culturali, politico-culturali in termini più generali, cioè c'è una sensibilità diversa anche tra i parlamentari, che poi sono lo specchio del paese, quindi c'è nel paese. Per certi versi, ad esempio, se penso alla transizione, ad esempio sulla questione dei motori, quindi delle auto, e anche all'incentivo che in qualche modo è stato dato, giustamente, sia per le auto totalmente elettriche, sia per le auto che in qualche modo si avvicinavano, no, all'ibrido, quindi a un processo, quindi guidando un processo di transizione, perché transizione si può effettuare in tanti modi, no? In maniera anche molto, diciamo, dirompente o guidata. Io credo che la scelta dell'Italia in quest'ultimo periodo sia stata quella di accelerare, ma guidando questo processo. Insomma, è evidente, ce lo dicono i numeri, che agli italiani convince molto l'idea di passare a fonti rinnovabili alternative. Convince e piace, perché appunto se io guardo i due grandi provvedimenti, quindi quello del sostegno sull'automotive, che vuol dire anche cambiare, far cambiare pelle da tutti i punti di vista, perché vuol dire mettere in discussione la nostra organizzazione, anche l'organizzazione stradale, no? Quindi anche cose più minimali, ma cambiano e facendo cambiare volto alle nostre città, con le colonnine, con una modalità diversa di approvvigionamento di una fonte importante come appunto
appunto quella che dà fiato alle nostre auto, e dall'altra quella del super bonus, quindi diciamo così andando a incentivare dal punto di vista delle emissioni un rinnovo totale delle nostre abitazioni, io vedo ecco un'Italia molto recettiva e quindi altrettanto un governo e un Parlamento che come dire, coglie questa occasione, quella del PNRR, per spingere l'acceleratore maggiormente. Io penso che come dire, la transizione vada guidata seriamente, cioè seriamente vuol dire che poi proprio perché nessuno deve rimanere indietro né in termini appunto di ulteriori diciamo differenze tra anche ceti della popolazione, e dall'altro anche per quanto riguarda invece la questione del lavoro, che è un tema molto rilevante. Voi avete lanciato questo sondaggio, mi fa molto piacere, come dire, mi sarò curiosa di vedere i risultati del sondaggio, perché in realtà il rischio c'è tutto, a meno che, come dire, non costruiamo dei sostegni alle filiere per far sì che anche le filiere possano effettivamente stare dentro pieno a tutto tondo, insomma dentro il processo della trasformazione e dentro il processo della transizione. Quindi le fonti energetiche che devono essere sostenute lo sono state già, insomma, con i provvedimenti appunto precedenti, ma a maggior ragione dovranno vedere un'accelerazione ulteriore con il PNRR. Penso sia una grande occasione per cambiare il nostro paese. Chiaramente questo chiama in causa, come dire, degli obiettivi per noi molto sfidanti, soprattutto dati dalle tempistiche che non sono mai state il nostro forte, insomma, perlomeno negli ultimi anni non è stato così. Però vedo ad esempio nascere tantissime innovazioni, tantissime società, tantissime start-up, cosa che prima non c'era, che hanno voglia di mettere in campo una progettualità nuova e di investire appunto sul paese e sul futuro. E questo è un dato molto positivo. Io mi auguro che insomma questa generazione politica a cui è toccato per storia e per anagrafica, diciamo così, di stare qua, sia in grado di raccogliere questa spinta, che è una spinta forte, che si percepisce, insomma, che si percepisce in maniera totale. Quindi l'Italia, io penso, stia facendo la sua parte, e la sta facendo anche, appunto, i numeri ci dicono questo, che abbiamo una sintonia rispetto anche, ripeto, culturale. Penso che anche dalla lettura dei quotidiani, dei giornali, insomma, traspaia questa voglia di cambiare pelle, sapendo che appunto i cambiamenti, le transizioni sono sempre dolorose, perché per ovvie ragioni, insomma, diciamo così, trasformano quello che è conosciuto, quindi anche se sporco, brutto e cattivo, ma è conosciuto, in qualche cosa che non è ancora conosciuto. Quindi diciamo così, ci saranno sicuramente, come dire, delle perdite, ma ci saranno anche delle nuove conquiste, delle nuove fasi che si aprono, delle nuove prospettive. Sapendo che ci sono anche dei pericoli, perché è ovvio che in questa corsa alla modifica del nostro approvvigionamento delle fonti energetiche, siamo anche in competizione tra paesi e anche tra realtà. L'Europa è un'entità che io credo che dovrebbe far sentire un po' di più. Io penso ad esempio a tutto il tema delle batterie, che è uno dei temi centrali, anche perché attualmente solo 5 società nel mondo costruiscono batterie per le automobili, e io non credo che noi dovremmo avere anche in Europa una produzione di batterie. La stessa cosa vale per l'idrogeno, insomma, forse l'Unione farebbe la forza e non l'insieme di debolezze, cioè di tanti paesi europei che competono tra di loro, ma che in qualche modo provano a essere invece insieme competitivi in un sistema globalizzato. Ecco, mi fermerei qua, non so se poi ha altre domande. Certo, grazie mille Martina Nardi, è stato molto interessante. Devo dire che sì, fra l'altro volevo dare anche il primo risultato del sondaggio in cui
Viene fuori che c'è un'enorme prevalenza dei no, nel senso che il 71% delle persone ha risposto di no, la transizione energetica quindi non lascerà per strada milioni di lavoratori, poi c'è stato un 10% di sì e un 19% di non so. Questo è il risultato attuale, vedremo come sarà alla fine del webinar. In realtà quello che appunto di cui ha parlato Martina Nardi è molto interessante perché poi dà anche un po' la misura delle differenze, perché proprio sull'auto elettrica, per esempio, da un'occhiata adesso ai numeri, in Italia nel 2020 ne sono state vendute 32.500, in Germania 400.000 e in Francia 200.000, tanto per citare altri due paesi che hanno delle economie insomma grosse in Europa. Quindi c'è una differenza notevole. Adesso è evidente che si tratta di paesi che hanno insomma delle economie di dimensione maggiore, però l'impressione è che l'Italia come dire trascini un po' i piedi, ecco, nel senso se si pensa che l'Italia è considerata il paese del sole, quest'anno, cioè l'anno scorso nel 2020 in Italia è stato installato meno di un gigawatt di solare, in Germania 4. Allora Se si installano in dei paesi dove il sole non c'è, si possono installare anche in Italia, credo, tutti questi impianti. Parlando di batterie, io in questo momento non sono seduta in un quartiere di Berlino, a non so, 4-5 chilometri da casa mia, c'è una gigafactory di Tesla che sta per essere inaugurata l'anno prossimo. Quindi insomma, ci sono dei paesi che fanno delle cose e altri meno. Bisognerebbe forse cercare di armonizzare un po' la cosa. Monica Frassoni, che cosa ne dici di queste differenze? C'è modo di far andare un po' più veloci quei paesi che stanno trascinando i piedi, secondo te? Bene, buon pomeriggio a tutti, sono contenta di essere con voi anche perché rivedo alcune persone che conosco e che stimo e quindi è sempre una cosa positiva ritrovarsi in un panel così. Non conosco l'onorevole Nardi, ma mi è sembrato molto interessante il suo intervento. Allora, io volevo, per rispondere alla sua domanda, volevo tornare un po' su quello che dicevano sia Hans che Massimiliano, e per poi parlare rapidamente del fatto che queste cose che lei dice, dottoressa Comelli, non cadono dal cielo. Cioè ci sono state delle scelte strategiche da parte dell'Italia che fanno sì che noi non siamo parte dell'alleanza per le batterie, ma invece nel PNRR abbiamo un sacco di biometano, sì. Che pensiamo che l'idrogeno farà chissà quali miracoli, quando noi sappiamo perfettamente che fino almeno al 2030-2040 non sarà possibile per l'idrogeno verde avere un impatto importante, e invece pensiamo che sia possibile avere investimenti e mantenere una certa ambiguità rispetto all'idrogeno blu come transizione, che è la parola magica, e pensiamo anche che per quanto riguarda il tema dell'elettricità, dell'auto elettrica, si possa sostanzialmente fare a meno di spingere appunto sul tema delle ricariche, perché pensiamo che noi possiamo far andare le nostre macchine a biometano. Questo è un po' il concetto. Perché? Perché ci sono dietro degli interessi dal punto di vista industriale, ma anche dal punto di vista culturale, che fanno sì che la distribuzione dei vantaggi o comunque delle scelte, la logica delle scelte strategiche del nostro paese debbano rispondere, tra le altre cose, a una distribuzione fra grandi imprese che sono Eni, Enel, Snam e poi tutto il comparto agricolo della Coldiretti e compagnia. Quindi ovviamente questa non è l'unica logica, ma se noi guardiamo le cose e le priorità
come sono state definite, noi vediamo che magicamente gli interessi di queste imprese sono stati assolutamente rispettati. E credo che questo è assolutamente rispettabile, ma soltanto se è coerente con gli obiettivi della decarbonizzazione entro il 2050. E purtroppo, come lei stessa ha anche detto, questo non è così, perché siamo assolutamente, e per questo spero che Hans, nelle suoi commenti sul PNRR italiano che vorrà fare dopo, non credo che lo potrà dire apertamente, ma spero almeno che la Commissione sia attenta, perché peraltro ci sono alcune organizzazioni molto importanti, tutte le più importanti organizzazioni ambientali italiane, ambientaliste italiane, che hanno mandato una lettera molto circostanziata alla Commissione sottolineando quali sono tutte le contraddizioni del PNRR italiano rispetto alle priorità europee, e spero che la Commissione possa rimetterci sulla giusta via. Quindi poca attenzione alla mobilità elettrica, poca attenzione alle rinnovabili e al loro enorme potenziale, poca attenzione per tutti gli aspetti che hanno a che vedere con la necessità di rendere più verde anche la nostra industria, la nostra agricoltura, anche se l'Italia ha, rispetto ad altri paesi, Massimiliano l'ha detto bene, e anche l'onorevole Nardi, una enorme potenziale dal punto di vista economico. Noi siamo la seconda green economy d'Europa, le nostre imprese che fanno investimenti in tecnologie sono quelle che poi crescono e investono di più, e però abbiamo purtroppo un'enorme zavorra dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista proprio della forma mentis del nostro sistema industriale, che fa sì che che a volte andiamo in una direzione abbastanza sbagliata. Dove anche non sono molto d'accordo con quello che diceva l'onorevole Salvini, ma lui sorrideva quindi sa già che cosa dirò, è sull'idea che non servano i target. Ecco, io penso che l'unica ragione per la quale l'Unione Europea è avanti rispetto ad altri continenti e in alcuni dei temi, e che probabilmente sia l'unico tema dove può esercitare una vera leadership, è che è chiara sui suoi target. È stato il primo continente a dire che sarà climate neutral nel 2050. È stato il primo continente che ha detto nel 2007 che bisognava arrivare nel 2020 con un certo livello di energie rinnovabili, efficienza energetica, riduzione obbligatoria delle emissioni. Adesso ci stiamo battendo su due altre questioni super importanti, che sono il pacchetto Fit for 55, che è un grande pacchetto legislativo veramente ambizioso per adattare il nostro quadro legislativo all'obiettivo più alto che è stato messo per il 2030, passando dal 40 al 55%. Non è stato facile ed è stato molto importante che questo target venisse definito, ma anche tutta la questione intorno al tema della tassonomia, che è una definizione, anche quella obbligatoria, su che cosa è un'attività verde e che cosa non è un'attività verde. Ora, con tutto il rispetto di tutti gli schieramenti politici anche al Parlamento europeo, noi vediamo che se non ci fossero stati, se non ci fosse questo tipo di quadro obbligatorio, noi con le amichevoli raccomandazioni non saremmo arrivati a nulla e sicuramente non a un ruolo di leadership. Quindi io spero che Massimiliano e il suo gruppo possano essere convinti, perché è molto importante che questa sia una cosa unitaria di tutto il Parlamento europeo, perché altrimenti non ce la facciamo a vincere col Consiglio, che questa questione delle ambizioni e dei numeri sono un elemento di direzione indispensabilissima per orientare gli investimenti e per orientare anche le politiche degli Stati membri. Vorrei concludere dicendo altre due rapide cose. La Commissione europea ora è in una situazione abbastanza complicata, effettivamente, perché è evidente che se comincia a bacchettare tutti gli Stati membri a destra e a sinistra dicendo questo non va, quest'altro non va, perché lo fai così, devi cambiare, a meno che non sia per una ragione che è estremamente chiara, e cioè se tu fai questo non riesci a rispettare i tuoi target di decarbonizzazione dimostrandolo. Peraltro vorrei dire che quando si fa la impact assessment non è esatto che non c'è prima di lanciare i numeri non c'è un impact assessment, c'è. E peraltro le Nazioni Unite, tanto per fare un esempio, hanno detto che l'Europa deve diminuire le sue emissioni del 65%, non del 55%, per essere coerente con i suoi target rispetto all'accordo di Parigi.
ma insomma questa è un'altra parentesi, ma il punto che noi dobbiamo chiedere alla Commissione è che, pur sapendo che la credibilità anche sui mercati dell'Unione Europea può essere resa più difficile se si cominciano a contestare tutti i piani perché non vanno bene per questo per quella ragione, noi pensiamo che la credibilità dell'Unione Europea sia garantita solo se questi famosi piani sono coerenti con il target della neutralità climatica al 2050. Perché se si facessero passare dei piani che non sono coerenti solamente per quieto vivere rispetto agli Stati membri, credo che sarebbe un grave errore che poi noi pagheremmo anche economicamente. Ultima postilla, se posso, sul tema dell'occupazione. Noi sappiamo che aumentando dell'1% il grado di efficienza del nostro sistema economico in Europa, noi possiamo, sono dati della Commissione, non me li sono inventati io, possiamo ridurre del 4% la nostra dipendenza dal gas, quindi ridurre le nostre importazioni di gas del 4% e aumentare di 335.000 unità i posti di lavoro, perché evidentemente nel settore edilizio il fatto di lanciare dei progetti importanti di rinnovamento, eccetera, eccetera, sono proprio quelli che producono assolutamente lavoro. E quindi da questo punto di vista, e l'esempio di altri settori rinnovabili, eccetera, eccetera, sono tutti settori che sono molto più ricchi di lavoro rispetto ai settori fossili, diciamo così. Quindi, però queste cose non cadono dal cielo, bisogna formare i lavoratori, bisogna creare un ambiente positivo, bisogna fare in modo che le cose e gli investimenti siano chiari, in modo tale da avere delle persone che poi siano davvero pronte ad affrontare un mercato del lavoro completamente nuovo. Grazie Frassoni, è stato molto utile. Allora io giro direttamente a Hans van Steen la tua domanda sulla coerenza fra il PNRR e il target del 55%, cioè ci sarà una disamina dei singoli PNRR per mettere in luce se ci sono delle correzioni da fare in relazione al 55%? E un'altra domanda che arriva da Francesco, che è uno dei nostri ascoltatori, è questa: tra le rinnovabili, quali sono le fonti sulle quali puntare di più come Unione Europea? Allora, questa è una domanda che messa così è un po' ingenua, diciamo così, però la giro a Hans in modo tale che lui abbia modo di rispondere. Sì, immagino che la risposta sarà che ci vogliono tutte, naturalmente, però diciamo sì, ci sono evidentemente dei modi per fare delle graduatorie fra le varie rinnovabili che evidentemente dipendono soprattutto dalla posizione dei diversi paesi, insomma, perché le rinnovabili non è che si trovano dappertutto così come l'erba nei prati, insomma. Vabbè, ecco, queste sono le due domande, cioè la mia è quella di Frassoni, è: ci sarà un tentativo di una disamina, insomma, di questi piani in modo tale che non ci siano delle incoerenze macroscopiche rispetto agli obiettivi? E l'altra è quella di Francesco. Hans. Thank you, Elena. They're both good and complicated questions. I'll try and respond to them as good as I can. So I think on the first point about the role of the recovery plan, I mean, from the Commission's perspective, these recovery plans present a fantastic opportunity to kickstart or to boost the energy transition. And when we have been analyzing them, and we have been analyzing them also on the basis of drafts that member states sent to us, and we've had a good dialogue with practically all member states, although I should also say some member states have not yet actually gone sufficiently fast enough into this process, but Italy is one of those that have. And we've had a good dialogue, and I think we have made our points, and the plans are now being refined.
And then we will see what is the end result. Now, at the end of the day, these are the plans that the member states are preparing, and they will, of course, also to a certain extent fit the national circumstances that each and every member state is facing when it comes to the energy transition. But we have made it clear that from our perspective, there are some areas where I think Italy could still do more to accelerate the energy transition. One of the areas was mentioned, which was transport, the rollout of electric vehicles and the infrastructure to go with it. Italy has itself said in the National Energy and Climate Plan for 2030 that the ambition is to have 6 million electric vehicles by that date. And of course, I mean, with the numbers that we're seeing for the moment, it's not really very likely that those numbers will be reached. So that's an obvious area. Renewable energy, it's true that Italy has already reached its target for 2020 for renewable energy. It did that already some years ago. But in the last few years, the additional renewables is very limited. It has sort of flattened out. It has stagnated to some extent. Also because at least until the pandemic hit us, energy consumption was increasing, which meant that the share of renewables went down. And that is a concern. So we think that there's more that could be done in those areas as well. But these are the exact type of things that we are looking at when we are analyzing these plans and that we are discussing with the member states, with the objective really of improving the plans and making sure that the plans, as far as possible, support the energy transition, the overall green transition, as we have set out in the Green Deal. And again, really, this is an opportunity that should not be missed. And there are risks involved as well. If we invest in the wrong kind of things, these will be transformed into stranded assets that will be sort of there for years to come and will actually make it very difficult and, as a minimum, very expensive to reach climate neutrality by 2050. So there's a lot at stake here. And that's why we have actually put a lot of people into the analysis of these plans. I'm not myself personally involved in this, but what I'm told is that the Italian plan is not among the worst. It is actually quite a robust plan in a number of areas, including in energy efficiency. And many of the Italian measures, I think, Also, we heard from Mrs. Nardi, the super bonus is something that we actually think is a very, very good idea and has already given good results. And the fact that it has now been extended, I understand, to 2013 is a really good thing. So, I mean, obviously there are things that can still be improved, and that's what we're aiming to do until the very last moment when these plans will actually be adopted. Now, as for the question from Francesco, if I should go on to that straight away, I think, as you said, Elena, the standard reply is that we need all the renewables that we can possibly get to the market. Yeah. Some, I think, there are bigger potential than others. One area which is really, I think, promising is offshore wind, but of course also solar, rooftop solar, for example, on unused roof infrastructure, factory buildings, supermarkets. There are lots of opportunities in those areas. And then I think Monica was also talking a bit about hydrogen. And I think there, of course, we are looking at renewable hydrogen. That's very important for us, that the hydrogen that we should bring to the market should be based on renewable energy. We do not see it as a silver bullet. We do not see it as something that will magically solve all the challenges we have on the energy transition, but we think it will play a role, especially for areas that are hard to decarbonize in other ways, in particular certain types of industry and also certain types of transport, where probably there are not so big opportunities for direct electrification. So I would say all types of renewables. Bioenergy is, of course, a very big renewable for the moment. It is
increasingly being challenged on sustainability grounds. This is something that we are looking at very seriously, also now in the review and the revision of the Renewable Energy Directive, whether we need additional safeguards, for example, for solid biomass used for production of electricity and heat. And for those reasons, I think maybe bioenergy will certainly have a lower share of the overall renewables, but that's also because other types of renewables, in particular wind and solar, will grow a lot more. So I think that's maybe not the entirely clear and satisfactory reply I can give to that, but really, as you say, we need a lot of renewables. But let me say one thing though, which is really, really important, and that is there are sometimes you hear, not very often, but sometimes you hear that as we will have all this lovely green and clean energy available, we need to focus less on energy efficiency. And I think nothing could be more wrong. We need, in fact, to re-emphasize our need to be more energy efficient, because if we are not using all the energy we have as efficiently as we can, we will have really problems in providing all the renewables that will be needed to power the energy transition. So energy efficiency is really, really important also as we move forward. I think that's an important point to make, because we are at the same time revising the renewable, the energy efficiency directive at the same time as the renewable energy directive. And those two things go very much hand in hand. And I'm sure Monica, as in her role as president of the Alliance, will agree with me on that. Thank you. Grazie mille, Hans-Fanstein. Vorrei fare un'altra domanda a Salini. In realtà stiamo parlando molto di target, però insomma di mettere o non mettere target. Una delle cose che secondo me di cui si parla di meno e che invece sarà abbastanza rilevante per la transizione energetica è l'andamento del mercato del carbonio, del mercato europeo degli ETS, dove il prezzo del carbonio ormai ha superato i 40 euro a tonnellata. E questo è un mercato, anche se diciamo dominato dalla politica, perché è sempre un cap and trade, però insomma in ogni caso da lì si metterà, cioè è un mercato che mette in evidenza quanto sia necessaria la transizione energetica. Dal pubblico mi è arrivata una domanda da Alessandra: come convincere i partner commerciali esterni all'UE alle politiche di protezione del clima? Allora, queste due cose secondo me potrebbero essere messe in collegamento. Secondo te? Sì. Come? Ma è molto interessante, cioè, soprattutto adesso che siamo in una fase diciamo di avvio della discussione sulla Carbon Border Adjustment Mechanism, che è la costruzione di questo tentativo, come dire, di introduzione di una misura legata alla sfida del Green Deal, quindi non legata come potrebbe apparire e come in una certa misura rischia di essere, ma va calibrata anche da questo punto di vista, non è legata al pacchetto delle misure, diciamo, di protezione dei sistemi industriali, del sistema industriale, della manifattura europea. Esatto. L'auspicio è che produca effetti positivi in termini anche di, come dire, come effetto indiretto sulla nostra manifattura, ma sulla nostra migliore manifattura, cioè creando quelle condizioni affinché sia esplicitamente quello che tu dicevi, cioè una misura finalizzata ad aumentare il grado di reciprocità e di condivisione dei target ambientali che poniamo. I target, è vero, anche lo
ricordava Monica anche prima, è una polemica costruttiva, una dialettica costruttiva quella tra di noi. Io ritengo che ad esito del tipo di lavoro che noi facciamo non possano non esserci, diciamo, dei target chiari. La discussione è piuttosto in questa fase sul vincolo o meno sui singoli paesi. Conosce bene Monica la discussione a cui faccio riferimento, però il quadro è, diciamo che fortunatamente andiamo verso una direzione che mi pare condivisibile, ma non penso di esagerare nel... Non sto facendo il cerchio bottista, sto dicendo cose che tentiamo di costruire quotidianamente. Quindi la Carbon Border Adjustment Mechanism come misura che sta dentro questo pacchetto. Ecco, lì però poi dopo nei dettagli si nasconde come al solito il diavolo. Sì, forse si potrebbe spiegarlo un minimo per i nostri ascoltatori. Perché certo. Io lo conosco, ma... No, non c'è dubbio. No, grazie. Lo faccio sicuramente. Non è facile perché... Però diciamo che innanzitutto stiamo parlando di una delle cosiddette risorse proprie che l'Unione Europea ha deciso di attivare per sostenere il Next Generation EU, insieme alla Plastic Tax, insieme alla Digital Tax e alla Web Tax, diciamo, queste nuove forme di tassazione calibrata su, diciamo, non tanto sulla necessità di mettere le mani nelle tasche dei cittadini europei, ma piuttosto per creare le condizioni perché ci sia nel tempo una sostenibilità finanziaria per questo enorme sforzo che l'Unione Europea fa per sostenere appunto la ripartenza post-Covid. Tra queste c'è la cosiddetta, in Italia la chiamiamo carbon tax, in realtà è una definizione un po' impropria perché siamo in attesa di conoscere la proposta che a metà luglio, la prima proposta che a metà luglio la Commissione farà a questo riguardo. Potrebbe benissimo essere tutt'altro che una tassa, ma semplicemente, diciamo, è una misura che ha uno scopo preciso. E qual è questo scopo? Lo scopo è intervenire su quei, diciamo, su quei prodotti che arrivano in Europa da fuori Europa e per la realizzazione dei quali, cerco di essere il più semplice possibile, per la realizzazione dei quali non sussistono, non vi sono, diciamo, non vi è, non è documentato il rispetto di quelle norme ambientali che invece per la produzione del medesimo prodotto in Europa sono rispettate. In questo momento, in questo modo, oltre a proteggere anche un minimo l'industria europea, si ridurrebbe anche la convenienza di delocalizzare le produzioni energivore sostanzialmente. Esattamente, il punto è proprio questo, il cosiddetto carbon leakage, cioè il tentativo di evitare che la produzione di determinati appunto prodotti venga trasferita al di fuori dell'Europa dove il vincolo ambientale è più leggero. Allora qui c'è un piccolo primo, ci sarà un primo ostacolo sempre per stare alla domanda che mi hai fatto, Irene, ed è questo. Noi oggi abbiamo misure destinate a questo scopo. L'ETS è esattamente finalizzato a costruire le condizioni perché venga limitato il carbon leakage. Allora la domanda sarà, a seconda, una volta costruita la prima formulazione della da Carbon Border Adjustment, dovremo decidere se porla subito in alternativa all'attuale misura dell'ETS oppure se far convivere per un certo periodo di tempo le due misure nel tempo, un tempo sufficiente a capire quale sia l'equo bilanciamento tra le due in modo tale che non ci siano danni alla nostra manifattura, soprattutto a quella più energivora. Oggi la posizione della Commissione è quella di considerarle con ogni probabilità alternative come misure. Il nostro suggerimento, qui faccio riferimento un po' alla postura che sta assumendo il Partito Popolare Europeo a questo riguardo, il nostro suggerimento è quello di non considerarle immediatamente alternative, ma di attivare una fase di verifica che consenta non solo di conoscere l'impatto dell'ETS, che ci è già ben noto perché è una misura molto matura, ma di sperimentare nella fase iniziale la carbon border e vedere se effettivamente possa essere una misura alternativa oppure no, oppure se, in quali settori sì, in quali settori no. È una sfida interessante che però mi pare avviata correttamente.
Salini, ti devo fermare perché abbiamo ancora pochi minuti e volevo dare ancora la parola un attimo a Martina Nardi, che potrebbe forse rispondere a questa domanda che è arrivata dal pubblico. Luca chiede cosa si deve fare per coinvolgere i cittadini nella transizione energetica. I comportamenti dei singoli sono importanti ed in effetti è vero. Sì, no, è decisamente vero. Io penso che appunto lo Stato, le istituzioni, insomma tutti quanti noi che abbiamo un ruolo pubblico, diciamo, siamo utili affine che poi il cittadino, diciamo, attui dei comportamenti individuali, no? Cioè i comportamenti individuali si scatenano nel momento in cui c'è una presa di coscienza più complessiva e quindi ci sono delle norme che in qualche modo o dei sostegni economici che, diciamo così, invogliano e incuriosiscono il soggetto poi personale, individuale. Anche se ancora noi non abbiamo i livelli, i numeri come Italia, di cui faceva riferimento rispetto alla Germania o altri paesi, però io credo che quel comportamento individuale, questo lo vedo, diciamo, cresciuto nella soggettività, attraverso anche però i nostri numeri, che appunto per quanto riguarda l'automobile, torno lì perché per me è un punto abbastanza dirimente, insomma sono aumentati in maniera esponenziale, e se anche parlando con gli operatori che poi effettivamente vendono le automobili, i numeri che ci consegnano sono molto positivi. Certo, ancora molto lontani forse dai traguardi europei o comunque altri paesi che sono più avanti di noi e che hanno investito anche maggiori risorse, perché insomma le risorse poi sono quelle che sono, quindi in questo senso chiaramente sia perché ci sono automobili che non sono per tutte le tasche ancora e sia perché gli incentivi sono importanti ma non così importanti da insomma il target medio italiano è 17.000 euro per un'auto nuova, non è la stessa cosa in Germania, no? Che penso sia quasi il doppio, quindi da questo punto di vista è del tutto evidente che c'è una difficoltà magari ad accedere anche a modelli che invece sono completamente elettrici o comunque ibridi, che hanno ancora un costo elevato nonostante l'incentivo. Però l'incentivo è servito tantissimo a cambiare il comportamento, perlomeno ha incuriosito le persone, sono andate negli autosaloni, hanno conosciuto le auto elettriche, si sono informate, non guardano minacciose le colonnine per la strada, ma anzi le guardano con grande interesse e magari anche con l'ambizione di potersi permettere un'auto di questo tipo. E la stessa cosa vale per il superbonus. Ho ascoltato Hans van Steen, quello che ha detto, mi fa piacere, io penso e spero che dall'Europa arrivi un segnale molto positivo, perché invece qua, diciamo, i tamburi hanno suonato un po' rispetto al superbonus e al rapporto che si potrebbe instaurare con l'Europa, perché mi sembra che la lettera che è arrivata allo Stato italiano non sia estremamente positiva. Noi abbiamo creduto molto in questa misura. Scusa Nardi, prima di concludere volevo solo chiedere al pubblico di rifare un altro voto sul sondaggio che abbiamo lanciato, così intanto puoi parlare. Sì, no, io intanto concludo dicendo che appunto mi fa piacere sapere che invece in Europa si guarda con interesse al superbonus, perché va sostenuta questa misura, va sostenuta nel PNRR, perché se arrivano invece, come sembrava, delle avvisaglie negative da parte dell'Europa, chiaramente frana tutto. Lo dico anche ai parlamentari europei che sono collegati, noi abbiamo bisogno che, diciamo così, diventi strutturale la cessione del credito e che le regole di Eurostat in questo senso si modifichino. Questo potrebbe essere anche propedeutico per altri paesi europei che però, a differenza nostra, hanno un patrimonio edilizio molto più, diciamo, ristrutturato in chiave energetica, mentre il nostro chiaramente è molto vetusto e ha delle difficoltà oggettive, anche perché le nostre città, insomma, sono città storiche con difficoltà anche poi veramente nella realizzazione, e poi perché comunque noi abbiamo una serie di sovrastrutture molto significative, di tutta una serie di permessi anche di burocrazia che ne ha impedito nel corso di questi anni magari la ristrutturazione complessiva.
Oggi invece questa misura può essere la misura che fa cambiare passo all'Italia e soprattutto appunto che accresce la cultura degli individui, dei singoli, cioè le persone che si interessano ai pannelli fotovoltaici. Per me è una notizia, cioè per me è una notizia positiva, cioè il fatto che una delle cose più cliccate sia appunto super bonus, efficientamento energetico e di questo se ne cominci a parlare in tutto il paese, anche nei posti, diciamo, magari con meno possibilità anche di carattere economico. Questo è reso possibile grazie all'accessione del credito. Però se questa misura non dovesse essere sostenuta dall'Europa e quindi ci dovesse essere uno stop all'accessione del credito, molto probabilmente la misura muore, perché se la potranno permettere solo ed esclusivamente coloro che insomma hanno un portafoglio abbastanza importante, perché chiaramente fa parte della possibilità poi di avere il proprio credito, quindi di essere capienti. Questa è una misura invece democratica, perché fa sì che anche chi non si può permettere come stipendio, come appunto pagamento delle tasse, la possibilità di avere un credito d'imposta, lo possa accedere a un soggetto finanziario. Questo però, come dire, faccio l'ultimo appello ai parlamentari europei, perché abbiamo bisogno di una sinergia importante al fine di far sì che l'Europa non ci contesti o comunque non ci blocchi la cessione del credito, che è stata data come misura straordinaria temporanea, lo ricordo, perché le regole di Eurostat se no fanno sì che questo sia debito pubblico e ci è consentito per un periodo di 5 anni, anzi ormai di 4 quasi, quindi uno è già passato. Abbiamo bisogno di rendere strutturale. Questo farà fare dei passi da gigante al paese, ma soprattutto contribuirà alla crescita individuale delle persone in termini di consapevolezza, perché appunto poi ed è giusto che tutti quanti possano vivere in una casa efficiente, non solo dal punto di vista sismico, che insomma nel nostro paese sappiamo cosa vuol dire, ma anche soprattutto dal punto di vista energetico, per contribuire anche singolarmente all'efficientamento energetico migliore di tutto il pianeta. Quindi per dare il nostro piccolo contributo, questa è una strada importante che bisogna perseguire, bisogna però sostenere, e abbiamo bisogno di una concertazione complessiva. Italia, Europa, governo, Parlamento, partiti, insomma tutti i soggetti sono coinvolti. Grazie Nardi. Il risultato del sondaggio è che ormai vincono, stravincono i no, perché siamo all'86% dei no, al 7% dei sì e al 7% dei non so. Quindi la transizione energetica non lascerà per strada milioni di lavoratori. Su questo io, come si era probabilmente capito, sono d'accordo, perché in realtà è abbastanza noto che gli impianti di energie rinnovabili, oppure di efficienza energetica, eccetera, creano moltissimi posti di lavoro, più di quelli che noi andremo a perdere con le energie da fonti fossili, per esempio. Grazie. Posso dire una cosa? Perché mi hai dato la parola per ultima e volevo prendermela, perché volevo dire due cose rapide. Scusa. Rispetto al bonus, sì. Perché io credo che l'Unione Europea sicuramente non abbia dei grossi problemi sul tema in sé, però, e non solo l'Unione Europea, ci sono due problemi molto importanti che riguardano la capacità del bonus di avere un impatto reale sulla decarbonizzazione. Perché noi sappiamo benissimo che ci sono una serie di bonus che già esistono dalla fine degli anni 90, certo, che sono stati efficaci dal punto di vista del far emergere il nero, efficaci perché c'è un saldo netto di circa 8 miliardi di euro, sono stati efficaci per creare un nuovo lavoro, ma sicuramente non tanto per ridurre le emissioni e rendere le case più efficienti, perché solamente il 16% di questi bonus sono poi andati ad opere di efficientamento. Allora, io penso che ci sia un problema fondamentale con il fatto di dare il bonus anche a coloro che mettono boiler a gas nelle loro case.
Quindi se tu metti dei boiler a gas, tu in pratica imprigioni queste persone a una dipendenza verso il fossile. E quindi non mi pare che sia giusto chiedere ai contribuenti europei di finanziare questo tipo di iniziativa. E d'altra parte, facendo solamente un salto di due classi, noi facciamo passare delle case che sono magari, che ne so, di classe E o F, sì, soltanto di due classi, quindi evidentemente l'efficientamento è insufficiente. Quindi ben venga che l'Unione Europea critichi questi elementi, diciamo così, di insufficiente decarbonizzazione, oltre al fatto che stiamo parlando di una misura che è estremamente costosa e quindi che deve essere introdotta anche in un modo differenziato, non adesso naturalmente, ma se dovesse mai diventare strutturale. Quindi penso che ci sia la necessità di prendere alcune critiche che sono venute non soltanto dall'Unione Europea, ma anche dall'esterno per quanto riguarda l'ecobonus per migliorarlo. E vorrei dire come ultima cosa rispetto alla questione della mobilità, ragazzi, la mobilità non sono soltanto le automobili. Esiste, questo è una cosa che Hans ha detto molto bene, un aspetto preoccupante del PNRR che è tutto alta velocità e tutto automobile, peraltro manco elettrica. Quindi anche su questo c'è una riflessione da fare, prima di tutto perché nelle città la mobilità è anche la bicicletta, sono anche i piedi, sono anche i trasporti pubblici, ma l'insistenza, se vogliamo, sulla mobilità automobile e per di più, ripeto, non prioritariamente elettrica, è un problema del PNRR che spero che la Commissione europea vorrà segnalare. Grazie, Elena. Va bene, va bene. Certo, sono tutte cose giuste, purtroppo svolgerle tutte in un'ora è abbastanza complicato, però mi sembra che abbiamo fatto un punto generale della situazione molto interessante. La cosa che secondo me è stata meno trattata è la complicazione burocratica. Io credo che in Italia e probabilmente dappertutto, ma soprattutto in Italia, è il problema maggiore per tutta l'evoluzione, per tutta la transizione energetica, cioè ci sono delle pastoie burocratiche spaventose. Va bene, grazie a tutti, siete stati molto, molto esplicativi. Alla prossima, buon lavoro a tutti quanti. Arrivederci.